Sarà l'unico pizzaiolo abruzzese al Festival di Sanremo. Daniele Mancini, che ha un'attività a Cerni, nel Vastese, è stato chiamato infatti a casa Sanremo per deliziare i palati di tutti i VIP nelle giornate del Festival della Canzone Italiana dal 7 all'11 febbraio. Le sue pizze, con un impasto a lunga lievitazione, riscuotono molto successo in tutto Abruzzo e adesso approdano a Sanremo. Con ingredienti abruzzesi di qualità, sottolinea Daniele, che spiega come ha avuto questa grande opportunità. In Italia siamo stati selezionati in 35 circa, 35 pizzaioli, e ci sono molti professionisti molto rinomati e andiamo lì a formare un team, non ci conosciamo, quindi anche una bella esperienza e una bella situazione per conoscerci e dovremmo creare dei menu per tutti i personaggi, per i VIP diciamo. Creeremo dei menu di quasi tutte le regioni d'Italia, io rappresenterò l'Abruzzo e niente, dobbiamo stravolgere i palati dei VIP. L'ingrediente che fa da cavallo di battaglia, il mio e anche quello, vabbè, della mia pizzeria, è la ventricina. Porterò sicuramente questo ingrediente. Nella mia pizzeria va molto una mia invenzione che alla base ha una crema di pecorino e poi ha dei pomodori arrosti, arrosto, cotti nel forno a legna, a forno spento, e la ventricina, delle olive di altissima qualità e basta. Un impasto molto idratato, usiamo un 82% di idratazione. E un po' difficile anche da gestire, però ha un sapore inconfondibile e ha una digeribilità massima e una grande scioglievolezza. Ma l'impasto per quanto tempo lo fai lievitare, più o meno? L'impasto lo faccio lievitare più o meno per 2 giorni. Dall'osteria La Frasca a San Giacomo di Cerni, Daniele parte in direzione Sanremo con i suoi ingredienti, tutti tipicamente abruzzesi. Non può mancare la ventricina nostrana, prodotta da suo padre Michele. Una pizza da proporre a chi vincerà il Festival di Sanremo? C'è già un'idea. Potrei proporre una pizza con un contrasto di dolce e salato, ad esempio. E nel dolce cosa mettiamo di dolce? Una cipolla caramellata, per esempio, di salato, dei formaggi, anche dei formaggi abruzzesi più buoni che abbiamo, quelli forti, quelli che rappresentano l'Appennino.